Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con Tutto Bene TV, la nostra puntata numero 367. Come sempre in apertura vi ricordo che tutte le precedenti le trovate disponibili ovviamente a titolo del tutto gratuito sia sul nostro canale YouTube che si chiama Tutto Bene TV sia sul nostro sito che risponde all'indirizzo tuttobenetv.it. Dopo un anno e mezzo forse all'incirca è tornata a trovarci in studio la dottoressa Chiara Bartoletti Stella, farmacista naturopata, benvenuta, bentornata. Grazie, grazie mille per avermi ospitato. Grazie di aver accettato il nostro invito, ci fa estremamente piacere anche perché vogliamo in un qualche modo raccontare al nostro pubblico di un progetto, definiamolo così, in realtà è ben oltre il progetto, che ha un nome, che ha un acronimo, una sigla, e quindi niente, lascio la parola, poi intervengo ben volentieri per approfondimenti, sono in questo momento anche dalla parte dei nostri spettatori, quindi avrò necessità di capire. Il progetto appunto si chiama DIP, che è l'acronimo di Detossinazione Profonda Integrata. È un progetto che è particolarmente rivolto a quelle persone che soffrono di una patologia oncologica oppure quelle persone che sono in multiterapia farmacologica, con lo scopo di saper detossinare in autonomia il corpo e migliorare e sostenere gli effetti collaterali dei farmaci, delle terapie farmacologiche mediche e quindi di ripristinare nel tempo energia e vitalità e saperle poi mantenere nel tempo. Quindi proprio la chiave di svolta è proprio questa, cioè gestire gli effetti collaterali nel mentre delle terapie, ma anche proprio fornire tutti quegli strumenti che servono alla persona per beneficiare di una salute a lungo termine. Allora, cosa significa detossinazione, quindi detossinare? Che cosa significa esattamente? Allora, detossinare significa eliminare le tossine propriamente. Le tossine sono tutte quelle sostanze di scarto, di rifiuto che non servono al nostro corpo, anzi se vengono depositate nei vari distretti dei tessuti creano a lungo andare appunto dei problemi e l'insorgere di eventuali patologie. E queste tossine principalmente provengono dal metabolismo dei cibi, provengono da inalanti, quindi da sostanze che inaliamo, provengono dai farmaci, appunto in questo caso da terapie particolari, e sono i cosiddetti xenobiotici, quindi tutte quelle sostanze esterne a cui noi veniamo in contatto e che entrano nel nostro corpo. E le tossine sono anche fisiologiche perché provengono anche dal naturale metabolismo cellulare. Infatti ogni cellula nasce, cresce, si moltiplica e poi ha una morte programmata, quindi muore naturalmente. E quindi anche le tossine che provengono dalla vita normale della cellula devono essere correttamente smaltite. E quindi detossinazione significa proprio eliminazione di queste tossine, che spesso si sottovalutano. E faccio un appunto anche sul termine profonda, sui termini profonda e integrata. Perfetto. Perché sono degni di nota, appunto. Allora, profonda perché ovviamente non è una detossinazione superficiale. E ciò significa che si va nel tempo in profondità ai vari livelli del nostro corpo, cioè si possono utilizzare varie strategie. Infatti non abbiamo, come mi piace dire, non abbiamo una sola freccia al nostro arco, ma abbiamo più frecce, quindi più strategie che si possono utilizzare e soprattutto è una detossinazione che è graduale nel tempo. Come dicevo, profonda perché noi dobbiamo pensare al nostro corpo come la nostra casa, cioè se ci pensiamo nella nostra casa noi facciamo pulizie giornaliere, facciamo pulizie settimanali, stagionali e magari anche quelle un po' più di rado, una o due volte all'anno, le cosiddette pulizie di Pasqua. Ecco, allo stesso modo è importante nel nostro corpo fare pulizie giornaliere, quindi se ci pensiamo ci laviamo le mani più volte al giorno, facciamo la doccia una volta al giorno, così come possiamo lavarci i denti più volte al giorno. Poi ci sono quelle pulizie che si fanno un po' più di rado, settimanalmente, magari ci puliamo, facciamo uno scrub alla cute, e ci laviamo i capelli una o due volte alla settimana. Ci sono anche quelle pulizie che vanno fatte
un po' più di rado. Okay. E per esempio pensiamo alla pulizia dei nostri organi interni, cioè in quanti di noi, quante persone sono consapevoli del fatto che è importante detossinare il fegato piuttosto che l'intestino, come i reni per esempio, quindi i nostri organi interni. Quindi siamo molto concentrati a volte alla pulizia, all'igiene esteriore, quindi alla pulizia esterna, nel nostro corpo esterno, ma c'è poca consapevolezza della pulizia interna. Diciamo, ci curiamo più di ciò che è visibile. Ecco, esatto. E comunque no, non è sufficiente magari bere un certo tipo di acqua, come certo. Qualcuno sostiene, o comunque per essere puliti dentro belli fuori, certo. Ecco, si può fare molto di più. Quindi profonda proprio perché si va a lavorare su più ambiti, anche appunto in profondità, anche internamente. Il concetto di integrata significa proprio di andare a lavorare con diversi strumenti, come dicevo prima, abbiamo più frecce al nostro arco, quindi ci sono degli strumenti che possiamo utilizzare, come per esempio gli alimenti. Ovviamente mangiamo più volte al giorno, quindi l'alimento è un fattore fondamentale, ma ce ne sono tanti altri. L'acqua è un mondo a parte, quindi spesso non diamo importanza al tipo di acqua che beviamo, ma è molto importante anche questa, come per esempio anche alcune pratiche che possiamo fare sul nostro corpo, pratiche che hanno forse più un'influenza sull'aspetto psico-emozionale, che però si riflettono anche sul nostro corpo fisico, sulla nostra biologia. Possiamo utilizzare anche, pochi lo sanno, ma delle frequenze, quindi dei suoni, cioè delle frequenze che possiamo percepire con il nostro udito. Semplicemente sono dei suoni, dei suoni in linea e coerenti con la biologia del nostro corpo. Si possono utilizzare anche dei prodotti naturali, delle sostanze naturali, perché no? Soprattutto possono essere utili questi a sostegno degli effetti collaterali dei farmaci. Faccio una piccolissima parentesi a riguardo, perché sul discorso degli integratori in genere, o comunque dei prodotti naturali, c'è un po' un mare magnum, e spezzo una piccola lancia a favore dei farmaci in questo caso, perché da farmacista però, un farmaco segue un iter molto controllato di produzione e di immissione in commercio, quindi prima che l'AIFA, quindi l'Agenzia Italiana del Farmaco, decida di mettere in commercio un farmaco, passa diverso tempo e passano diversi studi anche clinici. Per quanto riguarda l'integratore, no, cioè non c'è una legge in Italia che prevede un controllo, prima di tutto della materia prima, e seconda cosa proprio dell'effetto sul corpo, quindi attenzione anche alla scelta dei prodotti e dell'azienda a cui ci si affida, o delle aziende che si scelgono. Ovviamente non faccio nomi, però è giusto un input per riflettere, per informarsi anche col proprio specialista su cosa scegliere meglio. Ecco, questo nel settore della integrazione, quindi molta attenzione nella scelta proprio della casa produttrice, quindi del prodotto. Ci sono delle aziende che fanno comunque controlli sulla materia prima, nonostante non sia prevista per legge. Controlli interni. Controlli interni, esatto, di qualità. Esatto. Quindi ecco il concetto da cui siamo partiti, integrata, proprio perché si avvale di più strumenti, di tantissimi strumenti. Una domanda riguarda un termine che ha usato prima, psicoemozionale, quindi possiamo parlare anche proprio di tossine in un qualche modo legate alle emozioni, legate anche semplicemente, tra virgolette, allo stress della quotidianità. Certo, assolutamente. Allora, riguardo questi soggetti che quindi stanno seguendo delle terapie, è importante la gestione dello stress, dell'ansia, della paura, delle tossine mentali, possiamo definirle per semplicità, nel momento in cui stanno seguendo questo percorso farmacologico, quindi si trovano in questo stato specifico. Però queste pratiche, queste esperienze che si possono fare in autonomia sono assolutamente anche utili a tutte quelle persone che vogliono mantenersi in salute e non vogliono lasciarsi sopraffare dallo stress quotidiano, appunto.
e sono da sperimentare su di sé, perché ci sono tantissime pratiche, dalla respirazione consapevole alla meditazione, alla mindfulness, tante pratiche che possono essere utilizzate. E il percorso DEEP è importante anche perché, oltre al processo educativo, quindi si insegnano delle tecniche da poter fare in autonomia, ma soprattutto si insegna una routine preventiva, perché spesso conosciamo le metodiche, sappiamo, perché sentiamo da tante fonti che cosa possiamo fare, ma il problema è metterlo in pratica, saperlo metterlo in pratica nel modo corretto e far sì che queste esperienze possano rientrare nelle nostre abitudini, nella nostra routine. Quindi c'è una parte consistente, diciamo, più teorica, di consapevolezza, di insegnamento educativa, e una parte assolutamente importante che riguarda proprio la messa in pratica. Ok, diciamo allora che questa detossinazione profonda e integrata, poi magari andremo a vedere un pochino meglio qualche dettaglio specifico, è adatta anche a chi in qualche modo si trova in uno stato di salute, di quella leggera latente infiammazione che spesso poi ci porta ad avere quel dolorino che ci perseguita da anni, quel leggero mal di testa, che eccetera eccetera. Quindi potrebbe essere anche scelta, se non che è spesso la malattia il campanello d'allarme e quel forte richiamo che ci fa sentire la necessità di un intervento. Prima questa attenzione, questa abitudine è più difficile da viverla. Esatto, assolutamente. Infatti, per quanto riguarda il campo oncologico, visto che è questo il focus del progetto, ci sono diverse cause che sono assolutamente confermate dalla comunità scientifica e, come dicevi tu, una di queste cause è appunto l'infiammazione cronica latente. Ci sono su PubMed più di 100.000 lavori che mettono proprio in correlazione un'infiammazione cronica latente e lo sviluppo poi di un tumore. Quindi è importante ascoltare i piccoli campanelli di allarme, a volte, perché essendo appunto latente è nascosta, è silente, quindi spesso non diamo importanza o non ci accorgiamo in modo così importante. Quindi ecco, ci sono anche un po' di strumenti assolutamente che si possono utilizzare per capire se il nostro corpo è infiammato e se è presente questa infiammazione cronica latente, perché ci sono degli esami diagnostici, esami ematochimici, ma in realtà noi abbiamo a disposizione tutti i giorni anche degli altri campanelli che noi possiamo ascoltare, appunto, per dire: ok, mi devo fermare qui perché ho la digestione difficoltosa, sono perennemente in disbiosi, non dormo. Ci sono comunque quindi degli aspetti che si possono guardare per capire se siamo in uno stato di infiammazione. Volevo solo aprire una parentesi riguardo PubMed, perché magari alcune persone non lo conoscono, ed è chiaro che un professionista legge e intellegge meglio, verrebbe da dire, quelle che sono le ricerche e il loro senso ultimo. Ma è gratis, è libero per tutti e è anche tradotto automaticamente da Google, da qualsiasi lingua o quasi. Quindi, esatto, qualora voleste accedere a questo archivio, pubmed.com, entrerete in una sorta di biblioteca universale della medicina che di interessante tra i tanti aspetti ha anche quello di essere particolarmente aggiornata, perché è lì che si pubblicano gli studi ultimi e più recenti. Quindi una fonte di informazioni che chiaramente vengono sistematizzate, appunto, e applicate dai professionisti, però se non altro a livello di curiosità per iniziare un percorso di conoscenza, per interrogarsi un po' di più sulla propria salute, è lì ed è gratuito davvero per tutti, è una delle cose belle sicuramente della rete. Quando è nata questa idea? Quando è nato questo progetto? Allora, e perché? Sì, certo. Allora, il progetto in realtà è frutto di anni di esperienza in studio con le persone, però è stato finalizzato nell'ultimo anno. E quindi io ho raccolto le testimonianze delle persone che seguivo man mano a tu per tu,
E ho deciso di creare questo percorso, che è un percorso in realtà di gruppo, prevede la partecipazione di un piccolo gruppo di persone, piccolo proprio perché le persone devono essere sostenute ed ascoltate con la dovuta attenzione. E il progetto è nato proprio per far fronte alle esigenze di queste persone in particolare, e cioè allo smarrimento, il disorientamento e la paura e l'ansia che pervade queste persone, perché spesso non sanno cosa fare, come orientarsi anche tra le informazioni che si possono sentire comunemente, certo, in giro, in internet, ma ovunque, e soprattutto perché questo, essendo un percorso multidisciplinare, non è frammentato, cioè non si ascoltano diversi pareri e poi finito il parere di uno non si sa bene come muoversi e che cosa fare per un altro problema che è sempre correlato magari alla contingenza. Essendo un percorso multidisciplinare, quindi che prevede anche l'intervento di altri professionisti sanitari e non, come comunque un oncologo, psico-oncologo, onco-estetista, nutrizionista, fisioterapista, personal trainer, ci sono comunque anche diversi punti di vista e anche diverse esperienze che entrano proprio a completare, ad integrare il progetto. La domanda che nasce questa, l'impressione è che la cura della malattia oggi sia in uno stato, diciamo, piuttosto avanzato, sebbene in un qualche modo stia diventando, ma verrebbe da dire fortunatamente, mia personale opinione, più olistica, con il ritorno anche, diciamo, a delle medicine millenarie e anche più in un qualche modo diffuse. Noi guardiamo al nostro occidente, ma se prendiamo i miliardi di persone che utilizzano altri sistemi, è un numero superiore a quelli che utilizzano i sistemi che usiamo noi quotidianamente. Comunque, benissimo, lavoro svolto ottimamente, in continua crescita. Poi c'è però la cura della persona, che a volte è un'altra cosa. Forse la medicina occidentale negli ultimi anni ha un po' dimenticato questo doppio binario, che però deve essere parallelo e che va recuperato. Esatto, e ci tenevo a dire che questo percorso non è un percorso prettamente medico, non è neanche un percorso alternativo. Non si può definire medicina alternativa, ma il termine corretto è un percorso complementare integrato, cioè è un percorso che può andare perfettamente in parallelo con un percorso farmacologico di medicina ufficiale che una persona sta intraprendendo, certo, con il proprio oncologo. E quindi l'integrazione sta proprio anche in questo, la complementarietà degli argomenti, di tutto ciò che si affronta. E le persone che sono state scelte nel team sono proprio persone che sono in linea con il principio cardine della naturopatia, che è proprio, come hai già anticipato, la visione olistica dell'essere umano. Quindi una visione in cui viene visto l'essere umano come un tutt'uno inscindibile di corpo, mente e spirito. Quindi devo tornare allora a circa 20 minuti fa e chiedere: qual è il percorso che in questo caso una farmacista fa per andare poi in un qualche modo a concretizzare la propria esperienza in un'attività olistica? Allora, perché c'è un senso generale e poi c'è un senso anche un po' più attinente al progetto. Assolutamente. Ovviamente ho una formazione accademica, scientifica, perché ho fatto gli studi di farmacia, farmacologia, quindi ciò che mi interessava fin da piccola era conoscere tutte le medicine che potevano curare le persone, tutte le malattie, quindi ero partita da questa ispirazione naturale. In realtà, strada facendo, soprattutto lavorando all'interno di un'azienda sanitaria locale per diversi anni, quindi in ambito ospedaliero, mi sono accorta che il lavoro che stavo facendo era solo l'ultimo anello della catena, cioè la persona prima di arrivare lì aveva già percorso un iter piuttosto lungo, quindi aveva avuto dei disturbi, si era ammalata, era andata dal medico, aveva fatto una diagnosi, eccetera, gli erano state prescritte delle terapie ed era venuta a ritirarle.
Quindi mi sono chiesta che cosa potessi fare per anticipare, quindi per aiutare le persone a monte. E da qui si è aperto il mondo, diciamo, olistico, appunto, della naturopatia, gli studi di naturopatia e le varie poi anche master e specializzazioni. E quindi riguardo questo progetto in particolare, siccome ho una predisposizione genetica io stessa a sviluppare alcune patologie, tra cui quelle tumorali, perché ho diversi casi in famiglia e anche di altre patologie croniche, e a quel punto mi sono messa in gioco come in prima persona e ho scoperto tramite i vari studi che la nostra genetica, il nostro corredo genetico non determina il nostro stato di salute o di malattia, cioè non è una condanna a morte, ma è una predisposizione. Quindi, per esempio, in ambito oncologico noi sappiamo attualmente che il 5-10% dei tumori è su base genetica, ma il 90-95% in realtà è dettato dall'environment, quindi dall'ambiente, che non è solo l'aria che respiriamo, ma come utilizziamo noi i vari fattori epigenetici. E su qui e su questa cosa si potrebbe aprire una parentesi, proprio perché un fattore epigenetico è quel fattore che noi possiamo utilizzare a nostro favore, ovviamente, accendendo o spegnendo determinati geni, proprio perché la nostra cellula sia in omeostasi, quindi sia in perfetto equilibrio. E mi piace fare questo esempio, essendo un musicista, trovo questo esempio molto chiaro, cioè quello del pianoforte. Il pianoforte ha una tastiera di 88 tasti, i tasti sono quelli, le note sono quelle, ma un pianoforte può ricreare infinite melodie e armonie proprio perché dipende da quali tasti vengono premuti dal pianista. Allo stesso modo, noi possiamo utilizzare tanti fattori epigenetici a nostro favore proprio per andare ad accendere o spegnere quei geni, appunto, per mantenerci in equilibrio. E trovo che sia estremamente affascinante e importante, soprattutto per tutte quelle persone che ci tengono alla propria salute, conoscere questi sistemi. Molto interessante. Io, se l'ospite è d'accordo, fermerei qui questa puntata e approfondirei in una successiva, già magari la prossima settimana, per andare a parlare anche di più del percorso multidisciplinare, del team che è stato scelto e di cosa questo percorso, appunto, di detossinazione profonda e integrata può fare in particolar modo per quella tipologia di paziente che è stata indicata prima, ma anche per le persone che probabilmente ruotano attorno a questo paziente, purtroppo un paziente che è molto frequente nella nostra società odierna. Grazie molte per ora alla dottoressa Chiara Bartoletti Stella, farmacista. Grazie. E naturopata. Grazie a voi per averci seguito, proseguiamo, quindi non mancate il discorso proprio nella nostra prossima puntata. Thank you.